Ciao ragazzi, benvenuti qua su Life in Tech con un nuovo video e oggi facciamo la tanto attesa recensione dopo una settimana del nuovo Note 20 5G, quindi facciamo partire la sigla. Bene ragazzi, prima di iniziare questa recensione del Note 20 5G, voglio ringraziare Claudio e tutto lo staff di Comprotelefoni Cash per avermi dato questo sample. Per chi non lo conoscesse, insomma, nel video precedente della recensione del Note 20 Ultra ne avevo già parlato e per chi appunto non lo conoscesse, lascio qua sotto il link nella descrizione, dove potete andare a vedere tutti i telefoni in vendita appunto sul loro sito e addirittura se vi interessa potete acquistarli, se avete un telefono da dare indietro potete farvi dare cash oppure una supervalutazione nel caso in cui appunto voleste cambiare il vostro telefono. Non perdiamoci in chiacchiere, adesso andiamo a recensire questo Note 20 5G e andiamo subito a vedere cosa abbiamo all'interno della scatola. Ovviamente molto simile a quella del Note 20 Ultra, quindi abbiamo il manualetto di istruzioni qua dentro nella parte del top della scatola, abbiamo questo pezzettino di carta che divide il telefono che alloggia sopra appena andate ad aprire la scatola, il caricabatterie 25 W super fast charging per caricare il vostro Samsung in circa un'oretta, quindi abbastanza veloce, con uscita USB di tipo C perché all'interno abbiamo un cavo di tipo C con uscita ovviamente tipo C. Quindi molto comodo, potete utilizzarlo addirittura anche per, insomma, per altri telefoni che avete in casa. E poi abbiamo la dotazione con le cuffie di AKG in-ear, le abbiamo viste già nel Note 20 Ultra. Comunque diciamo che accessori, dotazione del tutto simile o uguale a quella che troviamo all'interno del Note 20 Ultra. E ho ottenuto il PIN per la SIM perché vi voglio far vedere subito una cosa. All'interno abbiamo 256 GB di memoria non espandibile perché abbiamo la possibilità di mettere sì due SIM, quindi è un dual SIM, ma a differenza del Note 20 Ultra non abbiamo l'espandibilità di memoria, quindi abbiamo 8 GB di RAM e 256 GB di memoria ROM. All'interno Exynos 990, il processore 7 nanometri a 273 GHz, è lo stesso che abbiamo sul Note 20 Ultra e per chi è fortunato e abita in America e Canada e non mi ricordo dove, sembra Australia anche. Comunque c'è la possibilità di avere lo Snapdragon 865 e teoricamente dovrebbe funzionare molto meglio di questo Exynos e adesso appunto ne parliamo. Partiamo subito con le caratteristiche, dimensioni 161,6 mm x 75,2 x 8,3 mm di spessore. Il comparto fotografico non è come quello dell'Ultra, quindi è molto più sottile, ma comunque sempre un pochino sporgente. Tre fotocamere sulla parte posteriore. Abbiamo la certificazione IP68, lo schermo Super AMOLED Plus flat, quindi non curvo ai lati come il Note 20 Ultra, Full HD Plus 1080x2400 pixel, 392 ppi, diciamo la densità dei pixel, 6,7 pollici la diagonale di questo Note 20 5G. E già qua c'è qualcosa che non quadra, nel senso che una cosa che non mi è piaciuta è il display a 60 Hz. Su un dispositivo di questa fascia, soprattutto con l'implementazione della S Pen che non è nella stessa velocità, diciamo, di quella dell'Ultra che è 9 millisecondi, questa è 26, ma comunque vi posso assicurare che quello è l'ultimo dei problemi perché la velocità non si nota veramente nell'utilizzo quotidiano, a meno che non siete dei grafici e utilizzate questo Note 20 per disegnare, però per prendere appunti e utilizzarla in maniera quotidiana. Diciamo che la S Pen funziona senza problemi, ma la frequenza dei 60 Hz si vede, si tocca ed è insomma uno che è abituato al 90 Hz o al 120 Hz dà un po' di fastidio perché è un dispositivo che col prezzo per cui costa, che ricordo siamo su quasi 1000 euro. Un display da 60 Hz insomma una pecca negativa, almeno dovevano mettere un 90 Hz. Nel senso, il display è bello perché
è flat, non c'è la possibilità di toccare e accidentalmente la parte curva, anche se adesso i sistemi di intelligenza artificiale permettono di evitare il tocco, come c'è ad esempio sul Note 20 Ultra, che non ho mai avuto quel tipo di problemi. Nell'utilizzo pratico comunque il display flat è molto più comodo, ma la frequenza si nota nei momenti in cui si va, insomma, a utilizzare e a sfruttare quotidianamente questo Note 20 5G. Parlando di batteria, abbiamo una 4300 mAh che vi permette tranquillamente di arrivare fino a sera. La ricarica rapida poi aiuta perché potete caricarlo ovunque e tempo un'ora col caricabatterie in dotazione, neanche andate da 100, quindi vi potete tranquillamente scordare anche il caricabatterie nella giornata a casa e andare in giro e arrivare tranquillamente a sera con il telefono almeno col 10-15%. Io non sono mai riuscito comunque ad avere il telefono scarico alle 6 di pomeriggio, insomma, durava fino a almeno alle 9, alle 10 di sera. C'è un però, nel senso che l'Exynos, il processore installato all'interno, scalda parecchio e scalda anche senza motivo. Nel senso che io ho girato parecchi video, ho scattato foto e girando e scattando foto e pubblicandole su Instagram, come potrebbe fare qualsiasi persona, insomma, nell'uso comune di questo telefono, il telefono qua sulla parte posteriore, soprattutto qua, nella parte vicino alle fotocamere, scalda e anche tanto, e i frame che sono in metallo si scaldano anche quelli, quindi diventa veramente fastidioso tenerlo in mano, non tanto perché è bollente, ma tanto perché ha dei punti di calore che lo rendono difficile da utilizzare. Non vi dico poi nell'utilizzo in giochi in 3D. Ho avuto anche lo stesso identico problema con il Note 20 Ultra e penso sia un problema proprio di processore. Tant'è che ho letto parecchie recensioni che parlano appunto di un problema gestito dall'Exynos 990 e lo Snapdragon 865 è molto più ottimizzato in questo ambito e ovviamente non ha lo stesso tipo di problema di temperatura. Comunque permette di arrivare a fare qualsiasi tipo di operazione, non rallenta anche se si scalda, però devo dire che ha un comfort feel abbastanza fastidioso nell'utilizzo quotidiano. Per quanto riguarda le caratteristiche, abbiamo USB di tipo C, microfono primario, abbiamo le capsule auricolari stereo, quindi abbiamo uno speaker stereo qui e uno qua integrato all'interno dello schermo come il Note 20 Ultra, l'alloggio della S Pen che adesso andiamo a riporre all'interno, abbiamo il microfono secondario qua sulla parte superiore, slot della SIM, lato sinistro completamente libero, lato destro tasto accensione, spegnimento e volume più o meno. Volevo farvi vedere una cosa che ho notato al lato estetico, ovvero le bande per le antenne. Abbiamo una banda qui che è ovviamente speculare, una l'abbiamo qui e due ne abbiamo qui. E devo dire la verità, l'ho notato perché nell'utilizzo quotidiano, avendo il telefono di faccia, quindi di fronte, ho notato proprio queste due bande, questa qua, che a livello proprio di estetico, non so, l'hanno fatto un po' così. Mettere magari le bande in un punto molto più speculare, come hanno fatto nella parte destra e sinistra, e devo dire che si notano abbastanza. Appunto, questo è soltanto un problema estetico, perché dal punto di vista funzionale funziona insomma, senza nessun tipo di problema, perché prende tranquillamente sia il wifi che le altre reti 4G e connettività e 5G, quindi è solo un punto, insomma, un punto di vista estetico. Dal lato fotocamera abbiamo una fotocamera frontale da 10 megapixel, focale 2.2 che gira video in Full HD e anche 4K. Andiamo a vedere, vi faccio vedere se facciamo un video, andiamo a vedere nelle impostazioni, possiamo mettere addirittura il Full HD e l'Ultra HD a 60 frame al secondo. Ovviamente non abbiamo la stabilizzazione ottica. Ho fatto qualche foto, qualche video in selfie, vi faccio vedere un selfie che ho fatto con il mio cane, molto bello il dettaglio e anche l'effetto focolive, ovvero l'effetto bokeh attraverso il software funziona veramente molto bene. Ho fatto anche una foto, un selfie notturno, anche questo non abbiamo particolari rumori all'interno della foto e abbiamo sempre il focolive attivo e devo dire che questa 10 megapixel funziona molto bene per la questione selfie. E mentre abbiamo la fotocamera sul retro, abbiamo tre fotocamere, fotocamera principale da 12 megapixel con focale 1.8, stabilizzazione ottica.
senza l'autofocus laser ovviamente. Poi abbiamo la seconda fotocamera che è una teleobiettivo, la zoom 3x, che è da 64 megapixel con focale 2.0. Anche qui è molto strano perché hanno tenuto una fotocamera principale da 12 megapixel, il che va bene, e invece la fotocamera col teleobiettivo l'hanno messa con una densità di pixel da 64. Non lo so perché è stato fatto questa scelta, però devo dirvi la verità, l'ho testato parecchio e ho proprio notato che lo zoom ottico, ovviamente, perché all'inizio non volevo crederci, ma lo zoom ottico va sulla fotocamera da 64 megapixel, mentre le fotocamera da 1x, quando noi andiamo a utilizzare l'1x sul nostro telefono, va con la 12 megapixel. Questo non comporta in realtà una perdita a livello fotografico, perché le foto scattate direttamente con la fotocamera da 12 megapixel sono anche se molto belle. Vi faccio vedere, questa è una foto scattata con l'effetto bokeh e i dettagli, come potete vedere, ci sono, e insomma è anche una bella foto. Abbiamo le fotografie poi con la 3x che ho utilizzato nello zoom ottico, e vi parlo subito anche della terza fotocamera, che è l'ultra wide, sempre 12 megapixel come la principale, però con focale 2.2. ora vi faccio vedere, questa è una foto scattata con la 1x in condizioni di luce diurna, molto molto bella, dettagli veramente molto belli per essere una insomma, 12 megapixel. Comunque sappiamo che i pixel non fanno molto la differenza, ma tanto più la focale, il diaframma e diversi altri fattori all'interno degli obiettivi delle fotocamere. Abbiamo poi una ultra wide, che appunto questa qua va a utilizzare il 12 megapixel come la principale, e ho trovato qualche sbavatura qua e là, ma in linea di massima siamo nel range di una buona foto. E poi abbiamo la 64 megapixel, che ovviamente con lo zoom ottico 3x, il teleobiettivo, ha una qualità del dettaglio veramente superlativa. A me è piaciuta tantissimo, più della fotocamera principale, perché ha proprio questo zoom 3x che, essendo ottico, comunque avendo una fotocamera particolarmente luminosa, perché comunque abbiamo sempre una 2.0, riesce a tirare fuori delle foto veramente molto buone. Tant'è che questa fotocamera qua, che è la teleobiettivo, è la stessa che viene utilizzata da il telefono per scattare i video in 8K. Non viene utilizzata la principale, ma viene utilizzata la 64 megapixel per scattare i video appunto in 8K a 24 frame al secondo, che abbiamo insomma nelle impostazioni del nostro telefono. Vi faccio vedere poi altre foto. Abbiamo appunto questa scattata con la 3x, abbiamo la 10x interpolarizzata con digitale, ed infine la 30x. La 30x, che appunto io parlo proprio per la questione dello zoom digitale, c'è, non c'è, la usate, non la usate, fa niente, nel senso, è bella avercela, perché se vi serve dovete prendere un dettaglio, sappiate che il dettaglio sarà sgranato comunque un po', ma comunque è una funzione che ce l'avete, io non la utilizzo, ve l'ho riportata qua, ma diciamo questa è il dettaglio della 30x. Parlando di altro, di video, abbiamo la possibilità della stabilizzazione ottica, e anche qui una cosa molto strana, nel senso che se noi andiamo, adesso vi sto facendo vedere un video, questo è in 4K a 60 frame al secondo, un video veramente con una stabilizzazione che funziona molto bene, senza nessun tipo di lag o problemi dati dalla lentezza del frame, perché appunto abbiamo 60 frame, è molto insomma messo a fuoco, è un gira video veramente molto buoni. Una cosa che ho visto, che ho notato, è che nel momento in cui noi andiamo a azionare, questo è l'altro video, a Full HD a 30 frame al secondo, perché nel momento in cui noi andiamo ad azionare lo stabilizzatore che c'è all'interno del menu delle fotocamere, automaticamente non registra più in 4K o nell'impostazione che avete selezionato, ma registra in Full HD 30 frame al secondo. Non capisco esattamente il motivo di questa scelta, ovviamente software, perché la stabilizzazione ottica ce l'abbiamo all'interno dell'ottica principale, ma non lo so, forse è una cosa che ha voluto insomma inserire Samsung per rendere il tutto più fluido,
Il problema è che con un 30 frame al secondo nel movimento si nota che i frame sono veramente bassi. Quindi sì, abbiamo una stabilizzazione molto buona, ma il frame, essendo molto basso, non dà quella fluidità nell'immagine. Quindi io vi consiglio di non utilizzarla questa funzione e di utilizzare semplicemente la stabilizzazione che attivate nel menu. Infatti, se andate nella fotocamera, andate nelle impostazioni, attivate la stabilizzazione video, mentre questa funzione qua, stabilizzatore, lasciatela staccata perché tanto è inutilizzabile e abbastanza inutile. Che dire di questo telefono? Io mi sono trovato veramente bene, c'è qualche pecca qua e là a livello di costruzione. Perché? Perché il dietro, il back del telefono, è un back in plastica. E per un telefono di quasi 1000 euro questa scelta mi dispiace, ma non posso accettarla da Samsung. È una cosa che non ha assolutamente senso, perché troviamo ormai telefoni anche con il back cover in vetro che costano 200 euro, quindi non penso sia quello che fa aumentare il prezzo vertiginosamente. E diciamo che questo Note 20 è un po' un volere ma non posso, nel senso che se dovessi effettivamente spendere 979 euro per questa versione, anzi 1079 euro per questa versione 5G, perché 979 è la versione 4G, quindi siamo sopra i 1000 euro, voglio comunque un back cover che sia in vetro, tranquillamente, bello, solido. Delle fotocamere, che queste vanno molto bene, a parte quelle piccole pecche che vi ho detto in precedenza, e poi soprattutto un display a 90 Hz minimo, se non 120 Hz, ma se volete proprio tenere il 120 per l'ultra mi va bene anche un 90 Hz. Per quanto riguarda poi la questione dei display flat, deve piacere o non piacere, secondo me potrebbe essere anche una scelta giusta, in modo tale che comunque è anche più comodo a tenere in mano piuttosto che avere il display curvo. Forse la funzione del display curvo, ovvero questa qua del side, è abbastanza inutilizzata, perché io non l'ho mai utilizzata e non avendo il display curvo non penso sia necessario. Però d'altra parte, a parte questi contro che vi ho detto, il telefono in linea di massima funziona in realtà molto bene. A livello processore, quello non posso dirvi altro, nel senso che è un problema che ho riscontrato anche nel Note 20 Ultra e rimarrà in questa versione europea, nel senso che questo telefono è nato con l'Exynos 990 e non con lo Snapdragon 865 in versione Europa. Quindi sappiate che se potete prendere la versione 865, tanto meglio, perché comunque lavora e scalda molto meno di questo Exynos. Bene ragazzi, anche il video di oggi finisce qui, vi invito a mettere un mi piace e a iscrivervi al canale se ancora non l'aveste fatto, e vi invito a vedere tutte le pagine di Facebook e Instagram con anche altri riferimenti ad altri telefoni, o soprattutto trovate i fototest e i videotest che ho fatto di questo Note 20 in questa settimana. Ringrazio ComproTelefoniCash e vi ricordo che questo telefono costa 1079 euro, ma se lo comprate a ComproTelefoniCash al momento questo modello qui è a 949, quindi potete risparmiare un pochino e comunque avere un telefono che è ovviamente pari al nuovo. Trovate comunque tutti i dettagli qua sotto in descrizione per andare a vedere questo e gli altri telefoni, e noi ci rivediamo sempre qua su Life & Tech con un nuovo video, recensione, unboxing, eccetera eccetera eccetera. Ciao ragazzi, alla prossima!